Ed eccoci qui ragazzi, come sempre bentornati da Vianauta, questo è il 12° episodio di Europa Universalis 4 Extended Timeline, siamo qui con l'Italia. Nello scorso episodio ho messo ad annettere un po' tutti i vassalli, volevo fare le cose per bene e ad annetterli in modo tale che sarebbero tutti entrati all'unisono, ma purtroppo mi hanno fatto una bad reputation nel frattempo e questo mi ha creato qualche problema. Con loro forse potrei migliorare le relazioni, anche se adesso ho 3 diplomatici fuori per sta cosa. Vabbè, annettiamoci sti 3, almeno avremo qualche posto in più disponibile e andiamo avanti. Allora, vediamo un po' che cosa possiamo abilitare qui. Perché? Ave Statesman, ci date il prestigio in più. Vabbè, ci piace. L'obiettivo era prendere la Francia corta, lo leviamo. Forse metto a fare qualche claim su di loro, non ne posso fare. Questi li possiamo tranquillamente riportare a casa. Questi li portiamo sul mare. Questo lo portiamo qua. Abbiamo problemi di unrest. Sempre qui a Tukurt. Vabbè, appena avremo integrato la Tunisia potremo finalmente fare i core. Posso alzarla ancora l'autonomy? Va bene, 79%. Perché no? Baden non mi servi. Vediamo un po' tra le costruzioni, se ho costruzioni militari che mi danno manpower, anche se il manpower vi dirò, si sta riprendendo. Non c'ho granché, infatti 0-0 qui perché c'è tutta autonomia. Local manpower modifier, non è proprio il massimo. Manpower, qui 161, vabbè. Questo. Vediamo un po'. Ok, vediamo tra le amministrative che cosa potremmo fare. Tax modifier. Beh, robaccia. Tax income. Unique building. Monumento glorioso, lo facciamo a Roma. Grand Depot, qui. Fine Arts Academy, a Firenze. Wow, ho speso quasi tutti i soldi. Vabbè, direi che... Ah, qui mi piace, 15.4. Ma veramente ci dà tutti questi soldi in più? E allora ne vale la pena. Ok, sono rientrate pure tutte le nostre core. Prendo punti amministrativi è meglio. Ah, sta andando finalmente, è sceso sotto i 100 qui. Una cosa, chi avevamo come rivale? Prussia e Francia. Ah, potevo mettere Turchia, mi sono dimenticato proprio. L'avrei potuto fare molto prima. Beh, gli abbiamo tolto sto popò alla Turchia, ne avremmo presi di punti. Posso pure fabbricare claim. Ok, facciamolo. Wow, l'Ungheria qui si sta divertendo. Diamole una mano, che forse è meglio. Io poi la Grecia non ho manco controllato, aveva finito quei core. Sì, credo di sì, infatti va bene. Perché mi pare quando mettete ad annetterli, aia, io non sto dando manutenzione alle truppe, vabbè. Erano già un po' giù pure loro. Diciamo così, va. Ah, l'inflazione, guardate, a zero, grandi. Ok, chi può essere il prossimo obiettivo? Se no qui facciamo passare anni senza far nulla. La Guyenne. Ok. Non abbiamo diplomatici però. Ahia, questo è un problema adesso. Allora, 232. Ok, con loro abbiamo una tregua, quindi... La Guyenne. Potrei mettere a fare due core.
Quanto costano sti core? Aia, 345, 170, quindi conviene fare il claim. Bene, quindi su Toulouse. Ok, quindi dobbiamo aspettare. Non c'è un modo per avere un diplomatico in più, no? Aia. Ci muore l'erede. Ah, non c'è morto. 75% di chance che muoia. E non è morto. Questa è fortuna. Per non usare altre parole. Ok, magari aumentiamo un po' la velocità. E dai, diciamo che il prossimo può essere tranquillamente Guyenne. Così continuiamo a dar problemi alla Francia. Loro adesso sono amichevoli, vedete, di nuovo. Loro non gliene può fregare di meno. Chi ci abbiamo in coalizione contro questi giorni? Loro, che hanno sempre la Russia come amico. Algeria, vuoi passare? Passa pure. Sì, lo so, un altro gruppo che mi dice la stessa cosa, mi ha detto un altro evento. Muoviamoci un po'. Forse dovrei pure un po' risistemare queste truppe, infatti sono tutti un casino. Beh, questo è bilanciato. Ci sono un po' di cavalli. Vediamo questa come va. Ok, 7 cavalli per parte, 6. Algeria vuole essere alleata? Fermo. Algeria. Ti faresti vassallizzare? No, perché è ostile. Ostile, ma si vuole alleare. La cosa è abbastanza singolare. Matrimonio per il loro government. Arrabbiati un altro po'. Strana sta cosa. Ostile, ma si vuole alleare. Finito contro la Guyenne. Qui ancora no. Poi pure Armagnac si potrebbe. Vediamo Armagnac se ha dei claim. Ha un claim qui sulla Spagna. Ha anche dei claim sulla Francia. No. Ah, io ho dei claim sulla Francia. Ok, quindi questo claim qua l'ho preso. Mettiamogli a fare quest'altro claim e si risparmia un bel po' di punti. E dopo le attacchiamo con calma. Questo chi ce l'ha il claim? Guyenne, Francia. Il core, in verità. Armagnac, Guyenne. Ma quasi quasi sta Guyenne converrebbe vassallizzarla. No, vabbè, dopo costano troppi punti queste integrazioni perché si deve dei francesi sono tutti costosissimi. Loro sono alleati con Bretagna, però non ci interessa. Qui faremo sicuramente una full annexation. Allora, portiamo un po' di gente al confine, dai. Se mi fai selezionare, io ce li porto. Magari vediamo un bel generalotto nuovo. Come va? Turchia in coalizione contro, quindi è già finita la tregua con loro? Eh sì, vabbè, Turchia, torneremo, per. Torneremo. Con chi si è alleata? Prussia, Marocco e Tlemcen. Ci piace. Ci piace, ci piace. Dai, finisci sto claim, dai. Augsburg, mi sa che è roba austriaca? Ah, ho messo a fare una cosa che non posso fare, vabbè.
Ah, le relazioni col Brasile qua sotto, Criguà. Ah, 19, forse sì, dovrei migliorare le relazioni con loro. Magari mentre sto facendo la guerra, lo metterò a fare. Uno di stabilità, 50 di prestigio. A saperlo, mi risparmiamo un po' di punti. Ce lo potevi fare un attimo prima, st'evento. Cioè, fammi capire. L'Ungheria si sta facendo supportare. Cioè, ti ho dato tutta sta roba. Ma che te passa? Vabbè. Aia. Sai che ti dico, Russia? Vattene a... Eh? Tanto non sei servito a nulla. Ok, quindi un vassallo è entrato, bene. Ok, facciamo guerra a Guyenne. Loro vengono. Quindi entrata a Baden, in sostanza. Ok. Loro vengono, li facciamo venire. Trier non lo so se conviene. Vabbè, sì, dai. Non so con chi siano alleati. Magari era meglio... Oh. Dare i soldi alle truppe, ma tanto siamo in sovrannumero pazzesco, quindi. Infatti sono morti subito tutti. Tutti qua. Ovviamente anche il manpower non soffre più. Quanti sono? Quelli sono, no? 21. Ah, in the Hansa. Questa è Danimarca. No, De Anza, ok. Vabbè. Tanto la Russia, cioè, non serviva a nulla. Fatemi infiltrare. Voglio spiare un po' se si muovono. Non si muovono. Prussia sta facendo. L'Ansa addirittura sta in un'altra guerra pure qui contro la. Ah no, è alleata la Prussia. Vabbè. Sai che abbiamo tolto questi da qui. Ancora no. Wurzburg, quanta gente sta entrando? Wow! Ma chi l'ha chiamata questa gente? Mi sa che era meglio non metterla. Trier come. Ha chiamato l'ira di Dio delle persone. Vabbè. Pure la Svizzera, incredibile. Sta diventando una guerrona. Che casus belli, no? Take Limousine. Sono uno stupido. Di nuovo ho preso il casus belli sbagliato. Vabbè, fa nulla. Solo il problema è che fa perdere punti diplomatici questa cosa. Specie se voglio togliere terre altri. Chiamato mezzo mondo. Era meglio non far guerra così. Vabbè. Quanti sono? Ancora 35.000. 5 stanno qua. Vabbè, gli altri sono questi dell'Anse, 18.000 stanno qui. Loro mi farebbero entrare? No, vabbè, sti cavoli. Tanta la Russia abbiamo capito che c'ha i numeri. Guarda, sta truppando. Ecco perché va in debito. C'è un peccato. Vabbè. Stiamo spiando così bene.
Tu sei Marocchio e Tramsen. Ok, andiamoci a mettere pure sulla capitale svizzera. Poi sulla capitale di Trier. Qualcuno sta andando sulla capitale svizzera? Sì, questi stanno andando lì. Questa è la capitale di Trier. Questo così in Lombardia, vabbè. Sì, gli facciamo passare un po' la voce. Brasile, in coalizione contro. Quindi è finita la tregua col Brasile. E ora per Crigua gli prende altre terre. Mi sa. Anzi, andiamo a vedere come va con i Gor. Ah, va bene, ha fatto pure un sacco di claim. Wow, incredibile. Bravi. Quindi a sto punto conviene portare un po' di uomini qua sotto, eh. E mo ci porto un altro stacchettino da 33. Ok, noi ci prepariamo ad andare a fare sta guerra contro il Brasile a sto punto. Il Brasile. Con chi è alleato? Colombia e Cheda. Colombia e Cheda. Sì, evitiamo la coalizione. Colombia. Eccolo qua. Aia. No. Cheda. Solo col Brasile. Ok, quindi finiamo sta guerra e andiamo in guerra contro il Brasile. Io però ho messo a fare claim sullo, sì, sugli ottomani, sì, sui turchi. Ok, Berna è caduta. Vediamo un po' se un po' di gente qua usce, esce dalla guerra. Allora, loro sì, abbiamo war score 41%. Vassallo italiano addirittura. Ok, war reparation. Soldi? Ce n'hai i soldi, dai. Se ce l'ha. Vediamo quanti ce ne dà. Non ce ne vuole da morti, eh. Ok, ok, ok. Ok, 1200. Ok. Qualcuno è uscito. Vediamo un po'. Il prossimo, Württemberg. Non abbiamo diplomatici. Vai con Württemberg. C'hai i soldi? 347. War reparation. A posto, un altro è andato via. Svizzera. 20%. C'hai i soldi? I conti svizzeri, questo è tutto. War reparation. Ciao. Chi c'è più? Trier. Il Trier ancora ci crede. Trier? Würzburg. Chi è Würzburg? Questo. Becchiamoli. E guarda come scappano. E che cavolo fa? E qua tu. Allora, vediamo se Würzburg adesso vuol far pace.
No. Ok, Wurzburg. Adesso fai pace? Ora no. Ci credi ancora? Vabbè, mettiamoci pure su quest'altro territorio. Questi sono ancora esiliati? Strano. Allora, Trier. Trier, sì. Ci date soldi? No. Vabbè. Qualcosina. 300, ciao. Gli è rimasta solo Wurzburg. Che adesso vuol far pace. Stranamente, eh? Ok, quindi ci annettiamo i nostri amici della Guyane. Ok, co. Wow, quanto costa? Ah, perché c'è una local nobility, quindi costa il doppio. Vabbè. 1000 di power, non ci servono. Allora, sono arrivate quelle truppe in Brasile. Ma ce l'abbiamo portate? Sa di no. Ah, c'è a me. Mi sono dimenticato. Allora, portiamo pure le truppe in Brasile. Fatto ciò, però, ci fermiamo un attimo per questo episodio e faremo guerra al Brasile non appena siamo pronti. Allora, loro avevano, chi avevano come alleati? Cheda era quello che volevo attaccare con l'Imperialist, quindi stavolta non ci sbagliamo. Brasile, attacchiamo, che poi a livello navale loro adesso stanno messi male. Che giustamente la nostra colonia qui adesso ha tutte le coste. Brasile però c'ha ancora 19 e 23 navi perché c'ha la capitale. Vabbè, c'è ancora la capitale qui, sì. Vabbè, io direi di chiudere comunque qui l'episodio. Grazie come sempre ragazzi per l'attenzione. Ci vediamo al prossimo episodio.